Mister Roberto Coccia, un Prato che ha sofferto tantissimo all'inizio, forse un po' bloccato psicologicamente? Non è facile mai, la prima partita, come avevo già detto in settimana, è molto difficile da approcciare. Quando soprattutto giochi poi con una squadra molto forte e molto attrezzata che fa un gioco di qualità, e quindi fai molta fatica a entrare in partita, e quindi devi chiaramente prendere i tempi, prendere i ritmi di gioco che hai abbandonato l'anno scorso. Quando il Prato ha trovato il cuore però è andato anche in vantaggio e ha combattuto bene. Sì, è stata una bella partita da parte dei ragazzi, hanno dato tutti credo il 100%, abbiamo avuto un vantaggio forse anche non proprio meritato, perché comunque avevano avuto anche tante occasioni da gol loro, un doppio vantaggio, peccato solo perché abbiamo subito pareggi su circostanze che potevamo benissimo evitare, poi magari potevano fare gol anche in altri momenti loro, Nardi ha parato bene, però il rammarico è aver preso questi gol molto evitabili. Però è un Prato che oggi è piaciuto. Un Prato un po' diverso, immagino, abbiamo sfruttato un po' la fisicità di Wellington, di cui siamo molto contenti, perché abbiamo visto ha avuto un bel approccio in questa squadra, sia nei termini di fiducia attribuiti dai compagni, sia in termini di qualità stessi sua. Ma comunque tutti sono stati veramente all'altezza di questo campionato. Prato rinfrancato, adesso un altro esame, Grosseto, lì mai fatto un punto. Ebbene, nel senso, bisogna sempre iniziare, e io dico anche che e ogni partita quest'anno sarà uno stimolante come questa. Grosseto non abbiamo mai fatto punti, e ci andiamo sabato con l'obiettivo di farli tutti. Prime sensazioni guidando la squadra? Ah, bellissimo, bellissimo. Io sono sempre stato un giocatore di carattere, di focosità, e cerco di rimetterla alla panchina per aiutare quei ragazzi. E molto molto dura.